Quinto turno, Flandery Tournament, girone del venerdì. Secondo scontro di quest'oggi, si affrontano Newsel e Sausi Belchi. Vediamo Salvo Rossi provare il gol in Arabona. Non entra di poco. Ricordiamo il risultato di 5-1 dei Sibelchi in favore dei Newsel e Sao. I gol sono stati siglati da Antonio Della Corte, doppietta di Pugliese, doppietta di Salvo Rossi. Per i Newsel e Sao i gol sono di Pozziello e Perrotta. Ripartono i Newsel e Sao, palla lunga. Direzione di Schiattarella, palla è corta. Volte queste partite si devono rovinare per un... Pugliese, Pugliese svirgola. Bella e sentita da entrambe le squadre, si devono rovinare per una cosa stupida. Veramente peccato. Vedo, veramente delle cose veramente che non capisco. Guarda, il portiere che ancora insiste a istigare il numero 10, Salvo Rossi, istigarlo finché poi la partita poi non finisce in... Sparano. Prolunga per Olisterno, gioco di gambe, salta se è nervoso. Pugliese la mette al centro per Salvo Rossi, tenta di saltare l'uomo, recupera bene il pallone, gioco di gambe, salta l'uomo, ma poi il difensore col numero 4, Pellegrino, Ciro Pellegrino. Tutti sta scelerando però. Lancia lunga in fuori di Pugliese, il tiro è debole, è impreciso. Si parte da Patrizio Perrotta. Di qua. Pellegrino. Pozziello. Scarica su Prochino. La rimette al centro per Pozziello. Non trova la finalizzazione favorevole per la sua squadra. Pellegrino. E lui deve incaricarsi della rimessa laterale. Lancia lunga in fuori di Prochino. Pozziello, scusate. Arriva il gol di Pellegrino. Bello lo stop, bella l'esecuzione. La palla colpisce il palo interno e accorcia il risultato. 5-3. Nel calcio tutto è possibile, anche una rimonta in 10 minuti. Salvo Rossi, palla pennellata tra le braccia del portiere. La palla in favore di Schiattarella, però è troppo corta e sparano che si inserisce Pugliese, scusate. Ancora Newsel e Sao iniziano a crederci. Schiattarella allarga per Prochino, si controlla a stento il pallone, sparano, va a stopparlo Pozziello, controlla l'andamento del pallone, stoppa a seguire, palla dentro per il numero 13 Perrotta, autore di un gol che fa un passaggio un po' troppo lungo, però un poco a discutere con il portiere del... che è successo? Palla lunga per Sparano che si inserisce in uno stop sbagliato di Prochino. Gioco di gambe, supera bene la versione, Salvo Rossi, l'esterno va a coprire questa rimessa laterale. La palla è uscita, dice il direttore di gara. Marziale sempre fermato, fermo sul 5-3. Ah. Si accorciano le distanze. Comunque la Newsel e Sao non è che sta demeritando tantissimo. Io ho visto comunque che la squadra di Marano si è fermata un po' nel secondo tempo. Assolutamente, ha accusato un po' l'impegno fisico. La squadra in casacca gialla che comunque non si arrende, non sta dando proprio vita facile. Assolutamente, alla... vende duro la pellaccia la Newsel e Sao. Infatti. Stanno suonando la partita fino all'ultimo minuto. Ebbene, il calcio, il bello è anche questo. Sinceramente si alza il tono di questa partita, veramente un peccato. Calcio d'angolo, battuto da Pugliese. Signorillo svirgola e all'esterno non riesce a recuperare. Palla da rimessa laterale per, che viene rubata dal numero 4 dei Sibelchi. Signorillo è stato anche ammonito. Signorillo, calcio d'angolo, la mette al centro, è troppo potente però non ci arriva nessuno. Ancora Newsel e Sao.
Pozziello continua a salire, palla al piede, la mette al centro per Schiattarella, ma il nuovo della corte dei Sibelchi, nuovo innesto difensivo dei Sibelchi. Prochino per Schiattarella, difende bene il pallone, gioco di gambe, la mette dentro, Giorgio Marrano non si fa sorprendere, però in anticipato il numero 4 di New Selezavo, Pellegrino, da Sound ha un ottimo salvo Rossi. Veramente un bel giocatore, l'abbiamo intervistato la scorsa giornata. Ehi, pure a me. Matta contro me. O l'esterno, senza Fronzoli. Spara, mette giù Pugliese, si gira al volo. La conclusione troppo affrettata, però, va alta sulla traversa. Patrizio Perrotto. Prochino. Si fa vedere Schiattarella, riceve il pallone, temporeggia un attimo, alza la testa, la mette dentro per il numero 13, Perrotta. Giorgio Marrano lo anticipa, mette il pallone giù Pozziello da una rimessa laterale, gioco di gambe, salta il difensore, la mette al centro, troppo lunga per tutti. Sparano, va su questa rimessa laterale, la palla è lunga per Giorgio, per Salvo Rossi, scusatemi. Marco Schiattarella si inserisce su un passaggio errato, il numero 7 spazza via il pallone, si recupera il pallone, rimessa laterale Nunes Alessao, numero 13 Perrotta lascia andare in favore del compagno, lancia lungo, o l'esterno ci mette la testa, sparano, cerca di proteggere il pallone, ma Prochino si inserisce fisicamente, scarica un compagno, ancora New Selezavo, Pozziello, tiro che fa la barba al palo. Chiudiamo qui le riprese, per il risultato finale www.porompompero.it.